Inizia un nuovo giorno e da buoni italiani andiamo a visitare il quartiere di Little Italy. Capiamo di essere arrivati quando cominciamo a vedere sventolare bandiere verde, bianco e rosso ed il nostro tricolore risalta in ogni insieme. Ma purtroppo è rimasto ben poco dell'antico quartiere che ha reso famosi noi italiani nel bene e nel male in tutto il mondo. Infatti non aspettatevi di sentir parlare la nostra lingua o di vedere particolari mercati italiani. Della Little Italy che si vede nei film tipo Il Padrino non rimane che una via con ristoranti turistici. Nel corso degli anni il nostro storico quartiere newyorkese è stato letteralmente inghiottito dal quartiere cinese. Infatti, una volta terminata la via di Little Italy, si iniziano a sentire forti odori della cucina orientale ed adesso che non si ha più l'impressione di stare in America, inizia quel caos tipico dei paesi del grande impero. Siamo entrati a Chinatown. L'emozione è grande, stiamo per andare a vedere il simbolo degli Stati Uniti d'America, la Statua della Libertà. Sinceramente me la immaginavo molto più grande, invece misura solo 46 metri, nulla rispetto ai circa 400 metri dell'Empire State Building. Per vederla si può prendere il battello che fa il giro delle isole di fronte a Manhattan. Una volta scesi su Liberty Island, oltre alla statua si può ammirare la spettacolare vista di Manhattan dall'altra parte del fiume. Dopo Liberty Island, il battello ci porta ad Ellis Island, dove c'è l'Immigration Museum, situato proprio nello storico palazzo dove un tempo venivano accolti tutti gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti. Proprio qui venivano registrati ed erano sottoposti a visite mediche e controlli di sicurezza per poter essere ammessi in un nuovo mondo. Anche oggi si può vedere se qualche nostro antenato è passato per questo isolotto. Basta digitare il proprio cognome su uno dei computer che ci sono nel museo.
Siamo su un altro simbolo di New York, il leggendario ponte di Brooklyn. Il ponte è stato per molto tempo il ponte sospeso più grande al mondo e collega il distretto di Manhattan a quello di Brooklyn. È bellissimo passeggiare sulla passerella che è situata al di sopra del nastro stradale che permette di attraversare il ponte a piedi e offre, in particolare nelle ore notturne, una suggestiva veduta di Manhattan e dei suoi grattacieli.